Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in un nuovo trekking. Allora, siamo in valle, come hai detto? Val Serenaia, Valle Serenaia. parte delle Alpi Apuane. Siamo qua sulle Alpi Apuane. Si sta facendo una salita molto impegnativa come inizio. Faremo un giro ad anello. Ora stiamo andando verso il K2, il rifugio, il bivacco. E sono qui con Alessandro che è là. Un piccolo momento di pausa. Siamo su un pezzo piano qui, però è tutta salita, bisogna uscire dalla linea degli alberi. E guardate bello questo tratto qui, due rocce si sono incontrate, formatosi una mini grotta. Siamo appena partiti e si continua. Adesso ragazzi, il sentiero è passato alle rocce, bisogna passare tra una pietra e l'altra. Abbiamo percorso poco, quasi 1 chilometro, tutto con un bel dislivello, tutto a salire. Veramente impegnativo questo tratto. Ragazzi, questo inizio è veramente bello, molto scatenato per quanto riguarda il dislivello che si sta facendo in salita. E vediamo un po' come si esorde fino ad arrivare al K2, perché arriveremo al K2 e poi si fa un altro sentiero e si scende giù, che ora mi sfugge il nome, poi me lo dirà Alessandro. Intanto si sale, anche perché oggi sono in mano sua, perché io qui non ci sono mai venuto, quindi non ho neanche la traccia. Vabbè, la sto registrando dal Rex 2, tanto per averla, e poi chiaramente troverete anche il link in descrizione per quanto riguarda la traccia, che vi riporterà al mio account di Wikiloc. E noi continuiamo a salire. Cerco di non fare tanto video in salita perché, come ho già detto, è veramente impegnativa, molto 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 impegnativa. Ho trovato un turista, eccolo lì, ora si nasconde dietro l'albero. Allora, dicevo ai nostri amici Alessandro, noi dopo che arriveremo al K2, al bivacco, poi si scende da, come si chiama? Andiamo verso il Fosso di Cardeto, rifugio 8 donna, poi si prende il sentiero per Cava 27 e si torna verso la macchina passando dal rifugio donna cani. Ma è quello a fare quel nome con donna, con Rifugio 8 donna. ortodonna, si va? Ah, si passa anche dal rifugio ortodonna, perfetto. Via, continuiamo. Piccola nuova sosta. Intanto, come vedete, Alessandro si toglie la felpa perché qui comincia a essere veramente caldo. Io l'ho già levata già da un pezzo perché la mia era molto più pesa. Ho cominciato già caldo così io. Si è fatta una bella salita. In pratica noi si vede da qui sotto, da là, da lì sotto si vede, si è salito tutto quassù, siamo arrivati là e ora c'è da fare questo pezzo qua, scendere un po', perché in pratica noi ora si costeggia un po' qui la montagna e poi andremo tutto in direzione destra lassù e andremo verso quel rifugio che non è che sia passato tanto bene nei vari forum e commenti, però noi vedremo, magari è passato del tempo. Finalmente, dopo una lunga salita di 1,5 chilometro tutta a salire, siamo quasi arrivati
alla fine degli alberi. Qua su, ragazzi, è uno spettacolo. Vediamo un po' se riesco ad arrivare su nel breve tempo possibile. Guardate che bello, guardate che bello, lo spettacolo nello spettacolo. Spettacolare. Pizzo d'uccello. Ragazzi, noi bisogna arrivare esattamente qua su. Rifugio Orto di Donna. Eccolo qua. Ecco, questo è il tratto che si sale quasi quasi con mani e piedi. Ecco perché tanti dicono le Apuane sono belle ma non sono per tutti. Finalmente siamo quasi quasi usciti dalla linea degli alberi. Là c'è il rifugio e guardate che spettacolo. Allora, questa vetta qui davanti al Pisanino, vediamo un po' se riesco un po' a zoomarla un po' alla meglio. In pratica noi siamo venuti giù di là, dall'aggiù in fondo, via, diciamo. Siamo saliti su qua, noi poi si continua dove Alessandro, si fa questo pezzo qua, dopodiché si va tutto là e là c'è il rifugio, non so se lo riuscite a vedere. Ecco qua il rifugio. Dopo si scende tutto qua lungo la strada, che poi strada, vabbè, perché ci passano camion, però è sempre sentiero Caia anche, e si va a finire in quell'altro rifugio che voi ora forse se riesco a zoomarvelo, più che altro se lo riesco a acchiappare io dov'è. Qui c'è anche una vespa, comunque è là in fondo, ragazzi, non riesco a prenderla perché c'è una vespa che mi gira attorno. Bello, ragazzi, il Pisanino nel suo splendore. Mentre, ragazzi, non so se riuscite a vederlo, lì c'è la catena delle Alpi dell'Appennino tosco-emiliano. Come si chiama quello, Alessandro? Pizzo d'uccello. Pizzo d'uccello? Sì. Non è una parolaccia, ma si chiama così, ragazzi. È tosta arrivare in cima. Tosta arrivare in cima, lui ci è arrivato e si è mangiato un hamburger. E il rifugio non si vede più da qui, è nascosto. È nascosto... Qui. C'è da me. Eccomi, c'ho la pianta davanti. Ah, c'ho la pianta davanti con la traditrice. Ah, è vero, è là. Là dietro. Fuori 3 metri. Bella, 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 fino ad ora. Guardate che pietra gigantesca che c'è qui. Guarda, qui c'è dell'acqua, vuol dire che non è tanto che ha piovuto, eh? Ce l'ho fatto il fuoco? Ah, probabilmente qua, sì, probabilmente qui ci hanno passato la notte. Ci sarà un posto pari dove montare la tenda qui, per forza, che accendi il fuoco a quest'ora qui, è caldo. Che spettacolo! Beh, ragazzi, qui si comincia a capire l'esperienza che uno si è fatto, anche quel poco, più che esperienza, allenamento nel camminare, anche quelle camminate che vi dicevo la mattina, fanno tutto bene. Bisogna arrivare lassù, poi bisogna scendere perché
Il rifugio è là. E vogliamo vedere di arrivarci prima che questa nuvolaccia ci invada. Non dovrebbe piovere, però il problema è che se ci becca ci potrebbe ostacolare la visione del sentiero. E finalmente, dopo una quasi scalata, siamo giunti al bivio. Qua dice ancora. Ah, qui si potrebbe arrivare anche a Foce di Giovo. Porta male. Foce Un'ora e tre di... quarti. Allora, Orto di Donna, 40 minuti. Quindi 40 minuti Sono sarà. due ore e mezzo, vai. Di qua che dice? Ma ci siamo venuti? Ma Serenaia. Noi da dove si veniva? Dal Serenaia? Sì, 1 ora e mezzo se sei super atletico. Senza mai fermarti. Dove ci siamo? A parte qui mi segna anche la pausa automatica, non l'ho messa. Mi segna 2 ore e 12. Quindi ci si può anche stare. Ci siamo fermati diverse volte. Fare foto, video, mangiare qualcosa, bere. E vabbè. Qui che c'è scritto? Che è scritto intaccato. Della Puan. Ah. Comunque, bello, eh. Fortunati questi brutti. Non è adatto a tutti, però. Se venite qui e riuscite a fare il tracciato che abbiamo fatto io e Alessandro, ne vedrete di belle. Oddio, io rimango sempre sull'idea che ognuno ha le sue preferenze. Io sono più amante di Appennino, però anche perché dovuto c'ho un ginocchio con una vite, mi manca un legamento, in altri video l'ho già sottolineato, quindi non sono proprio al 100% col fisico adatto a tutti questi tram tram, sali, scendi, alza la gamba, altrimenti potrebbe anche potermi piacere, anche se ho sempre detto che preferirei farla in 2 giorni, un tracciatino così. A un certo punto ti fermi, monti la tenda oppure dormi in un bivacco, in un rifugio e poi ricontinui. Come noi infatti si ricontinua, perché se no mi sa che scende quella nuvolaccia bassa e ci fa impedire di vedere il sentiero, che guardate già come si prospetta. Bisogna scendere. Alessandro si è nascosto dietro la pianta, Vai, non so dov'è. ti porto al K2. Siamo vicini o sei superato? No, ci si arriva ora. Vai, finalmente si vedrà anche il K2, il bivacco. E allora si scende. Via, riprendo dopo. Beh, a questo punto qui mi sembra di aver capito che il peggio si è Sì, fatto. peggio è fatto. Perché, ragazzi, Quindi, dopo 2 ore e mezzo ci siamo arriva fatti una salita, all'Orto di salite. Donna e poi dopo la strada è tutta quella là. Eh Poi sì, tutta quella piova. bianca. Sì, dove vedete la strada bianca, che è proprio veramente bianca, ci si impolvererà le Questa scarpe, che è arriva una laggiù. bellezza. Poi si va in quell'altro rifugio là sotto, che ora non so se riuscirò a farvelo Si intravede. vedere, perché Che sarebbe il rifugio Donegani. vediamo un po' se riesco. Eccolo lì, ecco quest'altro rifugio qui. La siamo quasi scansata questa nuvola qua bassa. A parte il rifugio, come vedete lì c'è da fare quest'altro pezzetto di bosco e poi ci saremo quasi. Il peggio si è fatto. Qui sembra ci siano gradini.
Allora, considerando pause comprese, siamo quasi a 3 ore di camminata, di trekking, e siamo giunti vicini al bivacco K2. Adesso lo vedo io, lo intravedo, siamo a 100 metri. Vediamo un po', sperando che non sia chiuso, così si fa un tour all'interno. Guardate, eh. Siamo quasi, si sta scendendo, là non so se l'ho riuscita a intravedere, tra gli alberi la sagoma gialla. Arrivare fino qui è stata veramente dura. Eccolo qua. Adesso siamo fuori dal tracciato, ma per far prima, altrimenti si poteva passare, c'è il sentiero che scende giù. Ma comunque c'è il sentiero anche qui. Un po' scivoloso. Vabbè, passiamo di qua. Ragazzi, dopo tanti anni sono giunto al K2. Allora, il lucchetto non c'è, però c'è una serratura. Però non si vede un accidente, mettiamo un po' di luce. Ecco qua, il bivacco. Ma vedo che c'è anche una luce lì. Ma non è male, eh. Non è proprio male male. Potrebbe essere meglio. Però per passarci la notte non è male. C'è la stufetta. Stufetta a legna qui. Qui c'è anche la cassetta del pronto soccorso. C'è qualche posata, cappellino, roba, vabbè. Qualche utensile per fare qualche lavoretto che fai. La finestra con la zanzariera. No, la zanzariera non c'è. Allora, qui c'è scritto tutto. Bivacco K2. Vico Perutelli, CAI sezione di Carrara 1992 Club K2 Carrara. Ricordatevi che quando venite in questi posti, come lo trovate, lo dovete lasciare. Non è che lo dovete sporcare o fare del troiaio. No, comunque ti puoi difendere bene. Qui c'è anche un bel gruppetto, un bel punto fuoco se uno vuol farci qualche grigliata. Ah, un bel posto, eh. Non so se qui c'è un po' di panorama. Sì, vedi un po' qualche un po' di vallata. Beh, ragazzi, ci lasciamo alle nostre spalle il K2. Il bivacco e andiamo al rifugio Orto di Donna, che non è tanto distante da qui. Finalmente, almeno dopo tanti anni, sono riuscito a vedere questo K2. Non è male, eh? Me l'aspettavo peggio, da come me l'avevano descritto nei vari forum, però non è male, eh? Magari uno viene e si porta quei copi materassini da mettere sopra quelli che trovi dentro al bivacco, quelli tipo carta con l'elastico, e poi porti da casa il sacco a pelo.
Via, riprendiamo il sentiero. Come si chiama questo sentiero? Numero? 178. Sentiero 178 cai. Ultimo tratto, un po' pericoloso, perché bisogna passare tra queste pietre. E finalmente siamo giunti all'orto di donna, al nostro mitico rifugio. Eccolo qua. Adesso ci fermiamo, pranziamo e poi si continua il nostro giro, che sarà molto lungo. Buio me nero. Siamo ripartiti dal rifugio Orto d'Anna, abbiamo mangiato e adesso stiamo facendo questa strada che praticamente è quella che va alle cave. Sentiero Cava 27. Sempre sentiero Cava, sì, Cava. Sentiero Cava? Sentiero Cava 27. Ah, sentiero Cava 27. Allora avevo capito bene. Tutta su strada bianca. E guardate che bello. Questo punto, che spettacolo. Veramente tanta roba. Guardate i blocchi di marmo, belli tagliati, sembrano tagliati col coltello. Ecco la cava. Settimana non c'è questa tranquillità. Ragazzi, siamo arrivati anche alla conclusione di questo magico trekking sulle Alpi Apuane e considerando, come ho sempre detto fin dall'inizio, compreso di pause tutto insieme, non l'ho messa con automatica. Abbiamo camminato circa 4 ore, quasi 4 ore e 45 minuti, per un totale di oltre 8 km, non sto neanche a dire i 100 metri. Abbiamo superato gli 8 km e mezzo, quasi diciamo 9. Qui abbiamo Alessandro, ciao a tutti, e più che altro ringrazio Alessandro perché mi ci ha portato lui in questo bell'anello, perché io non l'avevo mai fatto. Conoscevo il posto, però non c'ero mai venuto. A parte che questi sono trekking, ragazzi, vi consiglio di non farli mai da soli, a meno che non siete super esperti, che sapete come cavarla in ogni situazione, allora va bene. Però lo stesso io da solo non ci verrei. Perché queste sono le Alpi Apuane e altre cose potrebbero essere gli Appennini, che non sono neanche parenti. Non aggiungo nient'altro, vi saluto. Se vi è piaciuto anche questo video, vi invito a lasciare un bel like e condividete il video e iscrivetevi. Un saluto anche dal Ciao a mitico tutti, Alessandro. ciao.